Abbiamo ancora nella mente e nel cuore le emozioni intensissime della Ron van Vlaanderen con il trionfo clamoroso di Philippe Gilbert e il mare di gente a bordo strada. Tuttavia, domenica 9 aprile tocca alla Parigi-Roubaix 2017, la terza classica monumento dell'anno. La classica del nord per eccellenza si snoderà come da tradizione da Compiègne al velodromo di Roubaix per un totale di 257 km e 29 settori in pietre, due in più dell'anno scorso. Lunghi 55 km complessivi, 2200 metri in più rispetto al 2016. Le novità sono rappresentate dai settori di Biastre, chilometro 112,5, e Solesmes, chilometro 116, che tornano nel percorso dopo 30 anni dall'ultima apparizione. In ogni caso non cambiano le fasi salienti di questa classica, con la sequenza dei segmenti decisivi che rimane invariata. I più impegnativi, cioè 5 stelle, rimangono quindi quelli della foresta di Harenberg al chilometro 161,5, del Mont Saint-Pével chilometro 208,5 e del Carrefour de l'Abre chilometro 240. L'ultimo tratto di grande difficoltà sarà proprio il Carrefour de l'Abre, 2100 metri di pietre sconnesse a 20 km dal termine. Sarà il giorno di Tom Boonen all'ultima apparizione della carriera. Tutto il mondo sportivo guarderà il 4 volte campione dell'Inferno del Nord, che tenterà di mettere l'ennesimo sigillo per trasformare la sua carriera in leggenda. Già nel 2016 andò ad un passo dal quinto trionfo alla Roubaix, fu beffato nel velodromo da uno straordinario Matthew Heyman, autore di una prestazione maiuscola, poiché si ritrovò all'attacco fin dal mattino. Sarà indubbiamente una grande giornata di ciclismo che completerà una prima parte di classiche del Nord semplicemente fantastica, grazie ad un Gilbert straripante, ad un Van Avermaet sempre nel vivo.